devo dire che questa edizione dei classici, dopo quello che è accaduto nel mondo, questa pandemia mondiale, devo dire che abbiamo rischiato veramente di non vederla quest'anno, perché non sapevamo quello che accadeva in piena, diciamo, in pieno lockdown, in piena pandemia, e quindi non sapevamo cosa avremmo potuto fare rispetto ad una ripartenza. E grazie, devo dire, alla Regione Veneto, che ha avuto il coraggio anche di affrontare il tema della riapertura dei cinema, dei teatri e di tante altre attività. Questo ci permette, con una serie di limitazioni, di dare quindi un futuro anche all'attività e alla programmazione culturale della città, quello che evidentemente avevamo paura che non potesse accadere. E con grande orgoglio, poi, perché il direttore artistico, la Fondazione Teatro, sono scelte che abbiamo fatto come amministrazione già l'anno scorso e che oggi si trovano appunto la seconda edizione a guida del direttore artistico Giancarlo Marinelli, che in maniera grande la stagione scorsa ha riempito questo teatro, con successo anche con sold out di tutte le edizioni, di tutte le serate, di tutti gli spettacoli, e credo che sicuramente farà altrettanto bene nel prossimo autunno, quindi nel prossimo settembre-ottobre. È chiaro che abbiamo avuto delle problematiche di natura economica, non dobbiamo nascondercelo, però con l'aiuto di tutti, col gioco di squadra, si è riusciti a coprire le necessità per garantire questo spettacolo, perché sarà visto in una forma diversa, come vi spiegheranno tra poco, e con una riduzione anche di pubblico. Sono altrettanto orgoglioso del fatto che il 15 giugno riaprirà qui un concerto jazz guidato da Vicenza Jazz, dal direttore Brazzale, quindi da tutta l'organizzazione, con Trivellato, il comune di Vicenza, che ringrazio, ripartirà l'attività appunto culturale di questa città. E sarà importante, perché poi la dedichiamo naturalmente a coloro che erano veramente in prima linea, che tutelavano la nostra salute, in particolare i sanitari tutti dell'ospedale San Bartolo. Quindi un ringraziamento alla Fondazione Teatro, che è la regista di questa operazione, e in particolare al direttore artistico che sente in modo. Grazie. La cultura un po' alla volta si sta riaprendo ed è particolarmente importante farlo con lo spettacolo, con il ciclo dei classici, perché all'epoca, quando così venne individuato un filo conduttore, Giancarlo Marinelli, tra le altre idee geniali che gli dobbiamo riconoscere, una è stata quella di ragionare sul tema della libertà. L'anno scorso, faccio un piccolo così remind storico, abbiamo ragionato attraverso il filone dei classici su quello che è il rapporto dell'uomo con il divino, con il mondo del divino, con tutto quello che ha il significato dell'essere superiore. Oggi invece ritorniamo all'uomo che si confronta con se stesso, con i suoi limiti. I limiti dell'uomo, che sono di tantissimi tipi, sono fisici, sono tante volte mentali, e lo facciamo all'uscita di un periodo che è stato veramente un'esperienza storica per tutta l'umanità. Quindi io devo particolarmente ringraziare Vicenza, che riesce a essere non solo un luogo di cultura, ma portatrice di cultura. È un direttore artistico che ha avuto veramente l'intuizione di confrontarsi con un tema che non solo tra i più difficili nella storia dell'umanità, ma è enormemente classico ed è enormemente moderno, sempre più attuale. E la forza dei classici è proprio questo: farsi portatori di valori universali, ma che riescono sempre a essere moderni. Quindi io lo ringrazio, e devo dire che come assessore alla cultura di questa splendida città sono veramente orgogliosa che siamo riusciti non solo a tenere duro, ma che i classici tornano anche in un anno così difficile. Grazie a tutti. È un frammento filmico di una bellezza, secondo me, davvero sublime. Andrei Tarkovsky, Nostalgia. Andrei Tarkovsky è stato un grande, forse il più grande regista russo, che nella sua vita ha patito l'esilio, perché il regime russo voleva amputare le sue opere, costringendolo a trovare la fortuna fuori dal suo paese, dalle sue radici natie. Quella nostalgia che lui racconta è la nostalgia da cui io sono partito. Nel biennio che mi ha visto direttore del teatro più bello del mondo, avevo costruito con la mia insostituibile ed infaticabile squadra di collaboratori
un programma che era nato e cresciuto in questi mesi in un traffico meraviglioso ed intenso di riunioni, investimenti, di telefonate, di incontri con artisti, compagnie, produttori. Poi sapete come è andato. Da fine febbraio, piano piano, tutto è mutato. Tutto è andato verso una sorta di cuore di tenebra da cui sembrava nessuno avesse più via d'uscita. Non ci si incontra più, non ci si racconta più, non si ammalia più, non si seduce più, non ci si tocca più, non ci si abbraccia più, non ci si parla più. E tutto quello che avevamo creato all'improvviso è stato dissolto. E nonostante questo, io ho sentito fin dall'inizio l'esigenza, la necessità, l'obbligo, ancor prima che professionale, morale, di assicurare al luogo sacro della nostra identità di continuare a vivere. E questo lo dovevo non tanto e non solo a Vicenza e al mondo che si riconosce per e dentro la bellezza, lo dovevo a quelle persone che avete visto sfilare prima di me e di cui poi invece vi racconterò i nomi, che l'anno scorso, quando sono arrivato smarrito, impaurito, hanno saputo proteggermi. Quest'anno dovevo a queste persone che mi avevano protetto almeno la totale abnegazione alla loro difesa. E questo è stato l'inizio del mio nostos, del mio personale viaggio, che non sapevo dove poteva portarmi, e con me tutti gli altri, e voi che siete qui, e il pubblico che tornerà. Sapevo soltanto due cose. La prima, una visione postuma, un presagio postumo, che come sempre mi accade nottetempo, è apparso nel mio inconscio sotto forma di un sogno. Mi sono reso conto che dal telefono, dalla radio di qualcuno dei miei meravigliosi tecnici, l'ultimo giorno che ero stato all'Olimpico, risuonavano le note di una canzone a me distantissima, primo perché non mi piace molto, secondo perché chi la canta non è sicuramente il mio cantautore preferito. Scusate la citazione pagana rispetto alla sacralità del luogo, "Se tu non torni" di Miguel Bosé. All'improvviso di notte quella canzone mi è tornata in mente, ho risentito i versi di quella canzone. In quella canzone dice: se tu non torni, non tornerà neanche l'estate, la terra su cui camminiamo non sarà rigogliosa, non sarà più bella come prima. Se tu non torni, tutto quello che per noi significava bellezza all'improvviso diventerà qualcosa che appassisce, che avvizzisce. E poi questo presagio postumo di un sogno, a questo si è aggiunta una consapevolezza che se in quei giorni, in quei mesi di chiusura, tutti ci siamo chiesti: ma come potremo resistere senza gli affetti, le cose familiari, senza il teatro, il cinema, la musica, senza il mondo, senza lo stare insieme, che non è aggregarsi, non è l'aggregazione. Il pubblico in un teatro non si aggrega, gli amanti, gli amori non si aggregano, si fondono nella vita. Come faremo senza tutto questo? Io mi sono chiesto: ma come faranno gli altri senza di noi? Come farà l'Olimpico, Scamozzi, Palladio, lo splendore senza di noi? Perché se è vero che il male si diffonde attraverso un contagio, attraverso le persone, attraverso la fusione degli uomini, è altrettanto vero che lo splendore è un contagio, che lo splendore arriva agli altri attraverso un contagio, attraverso un'influenza. È
è virale lo splendore. Ed allora se tu non torni, avevo bisogno di dare un senso a quella nostalgia che sentivo.